Che purtroppo cominciamo la sconfitta di Lascoli che fino all'80esimo aveva detto bene nonostante l'inferiorità numerica, però è inutile girarci intorno, l'espulsione è stata determinante. Sì, è vero, l'espulsione è stata determinante perché secondo me fino lì avevo la sensazione che potevamo uscire da qua con 3 punti e dopo l'espulsione abbiamo concesso 2 gol. Come hai visto la partita, almeno fino all'80esimo, e poi cosa pensi dell'episodio dell'espulsione? Cioè, hai avuto modo di rivederlo oppure come ti è apparso live? Non l'ho visto ancora, però da campo per me è stato molto chiaro che non era un'espulsione. Ho toccato la palla, poi il calcio è così, il calcio si tocca, però prima come lui è scivolato e ha preso la palla, non ci credo che era per espulsione. E fino lì, secondo me, abbiamo fatto bene, abbiamo difeso molto bene, abbiamo aggredito bene il nostro concetto, la nostra idea, quello che mister vuole giocare come già stiamo facendo nelle ultime settimane, abbiamo fatto molto bene, però dopo con in meno diventa difficile in 2 occasioni che loro hanno fatto bene. È apparso comunque un Ascoli, nonostante il risultato, molto vivo, molto in forma fisicamente, tant'è vero che nonostante abbiate giocato circa 40 minuti in 10 uomini contro 11, avete prestato fino alla fine dei 9 minuti di recupero. Sì, questa è una cosa positiva, che siamo bene fisicamente, abbiamo dimostrato anche nelle altre partite che sono tempo ancora possiamo andare e possiamo fare bene. Siamo tutti delusi, purtroppo io avevo la sensazione che uscivamo con 3 punti, non è successo, però che posso dire, che la sensazione che ce l'ho ancora è che siamo vivi, siamo lì, non molliamo e adesso testa alla prossima partita. C'è consapevolezza quindi nello spogliatoio di quello che l'Ascoli può fare, che può rimontare insomma superare quantomeno il prossimo scoglio, si chiama Cremonese, ormai ogni partita diventa una finale. Sì, sicuramente ogni partita è una finale per noi, abbiamo dimostrato anche che con le squadre che stanno bene, quest'anno sto giocando bene, che abbiamo fatto bene come Como, Parma, adesso contro Catanzaro, e per quello non possiamo mollare un centimetro, dobbiamo crederci fino alla fine. Per te secondo gol in campionato, però purtroppo non riesci a gioire fino in fondo, anzi a Como era stato a Parma un 1-1 e invece oggi purtroppo commettiamo una sconfitta. Purtroppo. Spero poter aiutare ancora con più gol fino alla fine.